Resta stabile a Francavilla al Mare la situazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con la curva dei contagi costantemente monitorata e le scuole che, per il sindaco Antonio Luciani, possono rimanere aperte. Diciamo che negli ultimi giorni stiamo andando leggermente meglio, forse non è il caso di dirlo per scaramanzia, comunque abbiamo raggiunto un picco che ha superato i 300 positivi in città. Oggi ci attestiamo intorno tra i 270 e i 280, poi i dati sono in continua evoluzione. Ieri, dopo tanti giorni, sono stati comunicati 0 positivi e 13 guarigioni, anche se questa mattina purtroppo sono stato rattristato dalla notizia di un decesso di una persona sì molto anziana, che però comunque persona fragile, che non ce l'ha fatta a sopravvivere al coronavirus, e quindi dobbiamo aumentare purtroppo anche il numero di persone che ci ha portato via questo maledetto virus. Per quanto riguarda invece la situazione nelle scuole, a Francavilla c'è una classe che è in quarantena, che fa riferimento all'istituto Michetti per un bambino positivo. Lei però le scuole non le ha chiuse, a differenza di altri comuni che sono in zona rossa e che hanno immediatamente chiuso le scuole. Ecco perché questa decisione. Non avevo dati per poter fare un'ordinanza per la chiusura delle scuole e da quel giorno, da quando mi sono assunto questa precisa responsabilità, sto monitorando tutti i dati che mi arrivano, lo facevo anche prima a dire la verità, però mettendo particolare attenzione appunto sulla fascia di età scolastica. Devo dire che in questo periodo sono veramente pochissimi i positivi che sono arrivati in età scolastica. Ho sempre sostenuto che il protocollo scolastico è uno dei migliori come funzionamento. Sindaco, ultima questione da affrontare è quella relativa ai vaccini. A che punto siamo con la campagna vaccinale per gli ultra ottantenni nel suo comune? A che punto siano lo vorremmo sapere anche noi sindaci, e proprio per questo in data odierna, in mattinata, parte una nota indirizzata al direttore generale della ASL, Thomas Schell, e a chi si sta occupando del piano vaccinale, cioè il dottor Angelo Muraglia. Io vorrei sapere quando verrà proseguito questo piano di vaccinazione degli over 80, ma anche del personale scolastico, ma soprattutto, cosa che non ci è stata mai resa nota, io non ho notizia che i cittadini francavillesi siano stati già chiamati per la vaccinazione. Non so se si sta procedendo per comune, per età, quali sono insomma i criteri utilizzati dalla ASL. Questi criteri ritengo debbano essere pubblici, perché tutto deve essere fatto con trasparenza, e questa mattina lo pretenderò con una nota. Francavilla è stata inserita nell'elenco dei comuni che ospiteranno i centri vaccinali, questo ce l'ha comunicato ieri il direttore generale Thomas Schell. Francavilla, come altri comuni, però non sappiamo quando questo centro sarà operativo.